benvenuti all'incontro di oggi. Che condizioni abbiamo stasera? Ottime, direi. Temperatura gradevole, niente nuvole, solo una leggera brezza che, anzi, siamo certi, i giocatori in campo apprezzeranno. Insomma, davvero una splendida serata. Un clima perfetto per giocare a calcio. Clima che si riflette anche sull'atmosfera sulle tribune. I tifosi festanti e gioiosi, infatti, sono arrivati in massa. La famosa curva sud del Milan, un esempio unico di devozione e attaccamento ai colori. Una gara che non mette nulla in palio, ma che sono sicuro stimolerà la curiosità di ben più di qualche spettatore a casa. Guarda Fabio, anche se la posta in ballo non è quella delle grandi occasioni, io personalmente non credo che i giocatori sottovaluteranno questa amichevole. La motivazione non è mai un problema quando si affrontano compagini di tale livello. Spero che lo spettacolo si riveli all'altezza dei valori in campo, tanto più che questo è un test ideale per provare qualcosa di diverso a livello tattico e magari per lanciare giovani di talento. Il gioco più bello di tutti, benvenuti! Le tribune sono gremite. D'altra parte il clima è piacevole oggi e invita i tifosi ad accorrere allo stadio. Non c'è una sola nube in cielo e l'umore del pubblico sembra quasi rispecchiare il bel clima sereno. Tutti si stanno godendo quella che si preannuncia come una grande serata di festa e di sport. E noi non vediamo l'ora che i contendenti ci regalino le prime occasioni importanti. San Siro, roccaforte storica del Milan sin dal 1926, è adornato da cima a fondo con i colori rossoneri. Due club di prestigio uno di fronte all'altro, quando un'amichevole diventa spettacolo. In un certo senso è quasi un peccato che sia soltanto un'amichevole. Vorresti sempre assistere a partite di questo genere. In una stagione non si ha la fortuna di vederne tante. Resta comunque un'ottima occasione per gli allenatori di provare nuovi schemi contro avversari di alto livello. Si è cominciato subito. Ecco il tiro. Finalizzazione decisamente infelice. Hanno nuovamente dimostrato quanto sanno rendersi pericolosi sfruttando le ripartenze. Conti. Ecco Suso. Scatta verso il pallone. Incornata! Un gol capolavoro! Ha impattato benissimo di testa sul cross, peraltro preciso del compagno. Ottimo questo colpo di testa, preciso ed efficace. La traiettoria che ha dato il pallone era perfetta, il portiere non ha potuto fare niente. Primo acuto della gara, già nei minuti iniziali. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Buonaventura. Fabian Ruiz. Mario Rui. Coprono bene e alla fine riescono anche a spezzare la manovra degli avversari chiudendo loro la porta in faccia. L'avversario ha avuto la meglio. Di Lorenzo. Cerca il passaggio profondo. Sbroglia la situazione. Gioca una palla lunga. Mertens. Non sono riusciti a trovare lo spiraglio giusto per entrare in aria. La loro azione si conclude qui. Lucas Paquetà. Suso. Conti. Riceve in posizione interessante. Zielinski scatta verso il pallone. Callejon ha spazio per affondare. Bell'intervento difensivo. Krunic se ne va. Di Lorenzo. E c'è grande movimento senza palla degli attaccanti adesso. Sì Fabio, stanno adottando il tipico sistema di gioco del falso 9. Un sistema che toglie punti di riferimento ai difensori e gli rende la vita più difficile. Esatto, la chiave è proprio questa, l'imprevedibilità.
Gli attaccanti arretrano spesso per prendere palla, si scambiano di posizione e in questo modo creano degli spazi che gli uomini più veloci possono sfruttare per gli inserimenti. Occasione da rete! La sfera entra in porta! Questa adesso è una seria ipoteca sulla partita. Rubata palla agli avversari, sono stati velocissimi a ripartire. Un contropiede portato in maniera perfetta. Sembra aver imboccato una direzione precisa dopo il secondo tempo. Sull'1-0 la partita era apertissima, ora possono permettersi di controllarla. Koulibaly recupera palla. Palla che supera la linea laterale, sarà rimessa. Lorenzo Insigne. Zielinski. Che tentativo! E hanno sfiorato il gol. Tentativo molto ambizioso, forse troppo, diciamoci la verità. Era difficile battere il portiere da quella distanza. Conti. Suso la mette dentro. No, peccato, palla che esce da campo. Mario Rui si lancia sulla fascia sinistra, riceve il passaggio. Martens, passaggio filtrante per Callejon. Ha provato a fare tutto da solo, la sua iniziativa però non ha dato i frutti sperati. Si riprenderà con una rimessa laterale. Zielinski. Sarà comunque rimessa in gioco con le mani. Lucas Paquetá. Suso. Krunic. Non può sbagliare, ci prova. Non si fermano più, ancora a segno. Vantaggio di 3 reti e potrebbe anche essere il gol della sicurezza. Bonaventura ha effettuato un ottimo inserimento. Passaggi come questo diventano letali se c'è un compagno che ci crede e scatta con il tempo giusto. Doppietta per lui, grande impatto sulla gara. 3-0 dunque. Arriva Mertens. Perde il duello fisico con l'avversario. Cerca di pescare il compagno col filtrante. A sinistra con il passaggio. Ha tentato l'azione personale. Conoscendolo sono sicuro che cercherà un'occasione per rifarsi. Magari ci riproverà ancora. Il tempo finisce qui, si è vista una sola squadra in campo, ma anche così non si può dire che questi primi 45 minuti siano stati noiosi. Siamo solo a fine primo tempo, ma come ti piace dire Fabio, hanno già messo la gara in ghiaccio. Non hanno avuto alcuna pietà delle debolezze degli avversari. Il Milan ha dominato un primo tempo davvero fertile dal punto di vista offensivo, anche tante occasioni da rivedere durante la pausa, oltre ai 3 gol. L'arbitro ha già fischiato l'inizio di questa seconda parte. Krunic. Lucas Paquetá. Suso. Lucas Paquetá! La butta via e fa respirare la difesa. I giocatori si salutano e il quarto uomo sbriga le relative formalità. Adesso dobbiamo verificare l'impatto di questa modifica sulla gara. Una sostituzione che inserisce un po' più di creatività per provare a mischiare le carte.
Lucas Paquetá decide di sfruttare la fascia. Suso. Allontana il pallone. Hernandez. Conti. Oggi ci ha fatto vedere le sue abilità di assist man. Lorenzo Insigne. Krunic. Legge bene l'azione, blocca il pallone. Biglia. Tocco preciso. E no, niente, è finito in fuorigioco. Il portiere la spedisce su. Allan. Callejon. Accelera sulla destra. Arriva Mertens. Prova a tirare. Conclusione sul fondo. Era proprio lì, davanti alla porta, ma ha buttato via l'occasione. Vedo una difesa cauta che lascia anche qualche metro. Ma perché questa marcatura leggera, secondo te? Per non attaccare troppo la palla ed evitare di farsi superare in velocità con tocchi filtranti, direi. Koulibaly recupera palla. Riceve in ottima posizione. Situazione spinosa, ma il suo intervento è stato provvidenziale. Fabian Ruiz. Cerca la profondità. Lorenzo Insigne. La mette in mezzo. Può tentare la conclusione. Va in rete. È un gol importante. Sono ancora vivi. Sono ancora vivi. Aveva già capito dove sarebbe finito il pallone. Questo è quell'intuito che ti fa capire prima dove finirà il pallone. È una dote fondamentale in area di rigore. Ultimi controlli a bordo campo. Passaggio di consegne tra chi sale in cattedra e chi va sotto la doccia. Llorente dovrà far sentire la sua presenza nella metà campo avversaria. Si riparte con due reti adesso da recuperare. Palla in avanti verso il compagno. Fabian Ruiz. Mertens. Va via di forza. Llorente. Beh, non aveva scelta in questa occasione. Occhio al traversone. Salta e colpisce di testa. È mancata un po' di precisione. Ha staccato e preso bene il tempo sul pallone. Ottimo tentativo. Hernandez. Krunic. Pallone promettente, il difensore può spingersi in avanti. Fabian Ruiz. Conti, riconquista la palla. Suso. E trova bene Piontek. Fuori di poco, sfortunati qui. Esito sfortunato, ma ha spaventato non poco gli avversari. Il discorso qualificazione sembra ormai chiuso. La tentazione di abbassare i ritmi della manovra è più che giustificata. Scatta verso il pallone. Callejon raccoglie un passaggio dalle retrovie. Krunic. Oggi è andata a segno.
Lucas Paquetá. Ecco Suso. Lucas Paquetá riceve in aria, preferisce il retropassaggio. Llorente. Mertens. Di Lorenzo. Manolas. Palla a Koulibaly. Bella apertura. Lorenzo Insigne. Suso. Contrasto molto deciso. Intervento di calcio di punizione per il Napoli. Sembra che l'arbitro voglia intervenire e sì, non la passa liscia, si prende un cartellino. Fabio, un fallo totalmente inutile e mi pare totalmente volontario. L'arbitro dice di aspettare prima di riprendere il gioco. Il mister vuole cambiare qualcosa. Era già ammonito. Questa sostituzione è per il bene suo e della squadra. Mertens. Ecco il tiro! Il pallone è dentro! Troppo solo, cosa possiamo aggiungere? Gli hanno concesso troppo spazio e lui si è preso tutto il tempo per prendere la mira e buttarla dentro. E ora è tutto di nuovo possibile, davvero un gran finale. Contrasto irregolare e dunque calcio di punizione. Si libera la grande. Passaggio intercettato. Lucas Paquetá. Lucas Paquetá! Pallone fuori davvero di pochissimo, gran peccato. Lucas Paquetá ha un grande senso del gol. Ha visto un'opportunità e ci ha provato senza esitazione. Il Milan deve resistere ancora qualche istante. Ribalta il gioco sull'altra fascia. Mertens. Di Lorenzo. Di Lorenzo. Il suo pallone è morbido. E l'arbitro aggiunge ulteriore recupero. Suso. Piontek. Koulibaly riceve palla. Non c'è più tempo, finisce qui. Hanno rischiato qualcosa fino alla fine. Il risultato però è molto positivo e la vittoria pienamente meritata. E tu cosa ne pensi della partita, Luca? Il gol iniziale